Ragazzi, forse lo capirete direttamente dalla mia faccia, ma sono veramente distrutto. Sono le 2 e un quarto di domenica, il giorno in cui vedrete questo video. E sto facendo questo video al volo perché non ho un video per oggi, ma faccio questo video proprio per dire che sono distrutto. Raramente sono stato così tanto stanco. È stata una giornata impegnativa, anche se dal punto di vista positivo, nel senso che mi sono divertito, però è stata bella pesa, perché oggi sono stata una giornata al mare con i miei amici. Infatti si può notare dal fatto che la mia abbronzatura rossa non svanisca mai. Quindi già la bruciatura dà proprio una sensazione tremenda. Cioè, quando vi bruciate siete proprio stanchi a prescindere. Quindi già questo è un grave fattore. In più tutta la giornata al mare, quindi nuoti, vai in giro, il caldo, sudi, ti stanchi automaticamente. Aggiungeteci che ho fatto un'ora e mezzo cioè un'ora e mezzo di andata, un'ora e mezzo di ritorno, quindi 3 ore totali circa, ma anche di più perché un'ora e mezzo era forse soltanto il viaggio in sé. Poi sono dovuto anche passare a prendere altri due miei amici, quindi quasi 4 ore totali. Infatti ho finito la benzina, ne avevo un botto, l'ho finita tutta e niente, quasi 4 ore di viaggio in macchina, anzi no. No, questa è soltanto la giornata. Poi la sera sono tornato all'ora di cena, ho fatto una doccia al volo, ma proprio velocissimo. Ho mangiato ancora più veloce, cioè proprio 5 minuti, quasi contando anche la cottura, ci cioè ho messo 2 uova così e me ne sono mangiato al volo. E poi sono partito di nuovo perché sono andato al concerto del grande Modimbi, ne ho la prova qua. Tra l'altro ho anche comprato un altro CD che è abbastanza, cioè penso sia introvabile tipo su Amazon o su altri siti, quindi sono molto contento. E niente, è stato figo, molto bello, è stato un bel concerto con pochissime persone, ma c'è proprio che scusate, sono distrutto, non so perché sto facendo questo video. No, comunque veramente pochissime persone, saremmo stati, io dico, massimo ma proprio massimo una trentina di persone. E il posto era abbastanza grosso, all'aperto, quindi beh, io dico neanche 30. Cioè, fate conto, eravamo messi, tipo, c'era la prima fila, tra virgolette, piena, in realtà, avevano anche spazio fra di loro, e la seconda fila a metà. Sostanzialmente davanti al palco, quindi era proprio intimissimo. E magari alcuni concerti piacciono perché c'è un sacco di gente che ascolta quello che ascolti anche te, senti le voci di tutti gli altri che cantano quello che piace a te, senti al volume altissimo. No, a me non me ne frega un cazzo. A me il concerto piace perché vedo il mio artista preferito, insomma, vedo un artista che ho sempre ascoltato e basta, materializzarsi magicamente davanti ai miei occhi e fare un'esibizione di quello che ho sempre ascoltato, per cazzi miei. E un concerto del genere per me è una manna dal cielo, a me piace un botto. Allora, questo è il mio secondo concerto, il primo concerto a cui sono stato è quello di Rancore, tra l'altro gliel'ho anche detto a Modimbi perché dopo vi dico una cosa. E quello di Rancore era molto molto bello, era organizzato benissimo, c'era una scenografia, uno studio, proprio era uno spettacolo, era molto bello. Però, finito di vedere Rancore, ho detto, vabbè, se questi sono i concerti buoni, non me ne frega un cazzo, come già immaginavo. C'era abbastanza gente, non tantissima, si era al chiuso poi, però si era belli compressi. E sentivi ovviamente anche tutti gli altri che cantavano. È stato bello, ma non emozionante. Stavolta mi sono emozionato. In alcuni punti mi sono emozionato tantissimo perché avevo
a parte averlo vicino, c'era proprio sensazione di contatto perché sentivo la mia voce, la distinguevo dalle altre. E se cantavo forte, potevo essere l'unica voce che si sentiva potenzialmente. Qualche volta penso di aver superato la voce degli altri. Quindi è bello questo, capito? Avere il contatto con l'artista per me. Poi ognuno la vive a modo suo. A me non mi frega un cazzo di un posto pieno di gente che ascolta la mia stessa musica. Perché tanto lo so che c'è un sacco di gente che ascolta gli stessi artisti che ascolto io. Preferisco sentirmi unico, sentirmi uno fra i pochi eletti a scoprire un bravo artista, come in questo caso di Modimbi. Poi, se vogliamo mettere dal punto di vista di all'artista fa piacere o no, ovviamente, se sono un artista e vedo che al mio concerto vengono 10 persone, ci rimango un po' di merda, o magari me lo aspetto, però mi rendo conto che la mia carriera non è proprio in piena. Però, da spettatore, questa è la mia impressione. E tra l'altro, essendo stati pochissimi, ma veramente pochi, ripeto, la cosa stupenda è stata che lui, finito il concerto, ha detto: bene, ora aspettate un attimo, mi vado a rinfrescare, torno e mi ritrovate qua. Firmo autografi, facciamo le foto, quello che volete, si chiacchiera. È stato stupendo perché magari ti fai un firmacopio e dici: che bello, posso interagire con l'artista, no? Fai una domanda, 5 secondi ti risponde, vaffanculo. E invece lì stavano tutti qualche minuto a parlarci, perché eravamo pochi. Eravamo pochi, la maggior parte erano in gruppi, quindi se mettiamo caso eravamo 30, erano tutti gruppi tra 3-4 persone l'uno, quindi fai alla fine la svelta. E niente, quindi siamo andati a parlarci. Intanto ho comprato M, che è il suo primo EP, e ho fatto proprio l'intenditore. Infatti siamo arrivati lì e ho detto: ciao, così insomma. Ho detto: senti, io volevo comprare M. Lui mi ha guardato e fa: ah, un intenditore, eh? Perché tutti quelli prima di noi che volevano comprare un disco gli dicevano: ma quale mi consigli, no? E lui si doveva tutte le volte spiegare: guarda, questo è, questo così, questo colà. Non ha mai detto il titolo di nessuno dei due dischi, quindi ovviamente se io gli dicevo voglio M, cioè detto proprio così, voglio M, vuol dire che intanto so il titolo, che nessuno sapeva. Secondo, che lo conosco perché so cosa c'è dentro e Michelle ce l'avevo già. E quindi niente, è stato bello. E poi abbiamo anche un po' chiacchierato perché uno dei nostri, eravamo in quattro noi, cioè il mio gruppo, uno del nostro gruppo, era il suo primo concerto e lui ha 19-20 anni, del 2003, quindi insomma 20 anni, primo concerto, tanta roba. E io gli ho detto: per me è il secondo. Mi fa: sì, e che hai visto prima di me? E ho detto: ancora. E lui: ah, vedi, allora sono state delle esperienze, delle belle esperienze, insomma, avete iniziato bene. Gli altri hanno detto la loro, qualcuno Caparezza, qualcuno che sempre Rancore, insomma, è stato molto bello, molto molto bello. Cioè proprio chiacchiere pure, gli ho anche detto io, perché c'era Fabio, ok, che è possessore, non possessore, al gruppo Idola Teatri, e avevano chiesto un featuring a Mutimbi, che purtroppo ha rifiutato per questioni di tempo. E io gli ho detto: guarda, lui è pure una band, avevo pure chiesto un featuring, però mi sa che era un periodo un po' così. E mi ha detto: no, davvero? Cioè, era un po' rimasto male, cioè, mi è dispiaciuto perché l'ho fatto rimanere male, volevo semplicemente dirlo per chiacchierare, però per farvi capire insomma qual è stata l'interazione. Poi ci ha firmato questi per chi li voleva. Ah, tra l'altro un'altra cosa figa è che mi ha dato il disco e mi ha detto: te lo firmo? E ho detto: sì. Poi ha fatto: no, aspetta, meglio di no, meglio se puoi firmami il coso lì, la foto. E lui mi ha detto: sai che sei il primo che mi dice così di non firmargli il disco, e lo apprezzo molto perché comunque, capisco il voler avere l'oggetto integro. E niente, quindi è stata una bella interazione. Minchia, 10 minuti di video, cioè io sto morendo di sonno, sono stanco morto, mattina mi devo pure svegliare relativamente presto e faccio 10 minuti di video, ma che cazzo!